politica di un uomo che ha cambiato la storia di questo paese, puntata speciale dedicata a Baldina Di Vittorio, figlia di Giuseppe Di Vittorio, che in un'intervista in esclusiva alla CGIL di Bari rivive i ricordi di una vita vissuta con amore e nostalgia, ma senza rimpianti. Ben ritrovati su CGIL Bari Web TV, puntata speciale dedicata alla figlia di Giuseppe Di Vittorio, Baldina Di Vittorio, testimone della vicenda umana e politica di un uomo che ha cambiato la storia di questo paese. In un'intervista in esclusiva rilasciata alla CGIL di Bari, Baldina Di Vittorio ripercorre la sua vita con lucidità e partecipazione, ma senza rimpianti, figlia di un uomo che considerava la famiglia come qualcosa che non fosse solo importante, bensì necessario. Ascoltiamola in questa intervista. Amici e compagni lavoratori d'Italia, in occasione del 1° maggio, la vostra grande organizzazione unitaria, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, invia a tutti voi e alle vostre famiglie il suo saluto fraterno. Cosa ha significato essere stata testimone della vicenda umana e politica di un uomo come Di Vittorio? Dunque, più che testimone, anche da bambine, da piccoli, io, mio fratello, in generale tutta la famiglia, ha sempre partecipato interamente, in modo molto, come dire, vicino a tutte le vicende di mio padre. Ricordo che mio padre e anche mia madre, di cui voglio parlare dopo, ricordavano sempre che io ho imparato a camminare sui tavoli delle camere del lavoro, là dove andavamo, e infatti ho cominciato così a camminare. Ma c'è un episodio che ci fa capire come noi eravamo partecipi di tutto, e questo dipendeva proprio dal carattere di mio padre. Lui ha sempre visto la famiglia come qualcosa di necessario, non solo importante, di necessario per lui, e quindi nelle varie spostamenti, nelle varie situazioni, noi ci siamo trovati coinvolti sempre, da piccolissimi. I ricordi sono davvero tanti. C'è un episodio che ricordi in particolar modo? Io ho alcuni ricordi di questo, qualche anno dopo, naturalmente, quando eravamo a Roma e non più in Puglia, che mio padre venne arrestato, e per noi fu naturale. Per noi, per mia madre soprattutto, fu naturale portarci al carcere a visitare papà, cosa che usualmente non succederebbe, voglio dire, con dei bambini. Invece noi sapevamo che papà era in carcere, perché era in carcere, perché mamma ce lo diceva, e quindi trovavamo, per noi papà era un eroe, e quindi andavamo con gioia ad incontrarlo. Erano cose faticosissime, emozionantissime per mia madre, perché vedere Peppino a Regina Coeli, con noi bambini che cercavamo di distrarlo e lui che ci parlava, eccetera, è stata una cosa che non ho mai dimenticato, questo, degli incontri a Regina Coeli, che erano poi molto faticosi per mia madre, che vivevamo in una parte popolare della città. Arrivare fino a Regina Coeli, attese di ore, portare qualche cibo cucinato in casa che mamma gli preparava. Tutto questo è un episodio, è un ricordo. Onorevoli colleghi,
Questa mattina qualcuno seduto in quest'aula, per dimostrare il suo disprezzo nei confronti della mia presenza qui, ha mormorato un cafone in Parlamento. Bene, sappiate che questo titolo non mi offende, anzi, mi onora. Infatti, se io valgo qualche cosa, se io sono qua, lo devo ad Ambrogio, a Nicola, a Tonino, a tutti quei braccianti analfabeti che hanno dormito insieme a me nelle cafonerie, che con me hanno mangiato pane e olio, che hanno lottato duramente per i diritti dei lavoratori, di tutti i lavoratori, perché la fame, la fatica, il sudore non hanno colore e il padrone è uguale dappertutto. Com'è stata la vita a Parigi dopo il vostro trasferimento? Mia madre era preoccupatissima. Noi eravamo piccoli e partivamo con dei documenti falsi, con dei nomi falsi che non indicavano la nostra identità. Dovevamo andare a Parigi, niente di meno, da Cerignola. E tutta la preparazione di questo viaggio io ce l'ho come se l'avessi vissuta la settimana scorsa, perché noi eravamo nella casa dei nonni a Cerignola, nella casa di mia madre, cioè, nella casa di mia madre. E lì i compagni ci venivano a trovare, hanno aiutato molto. E poi quando è venuto, diciamo, questa indicazione per mio padre, incominciarono i preparativi. E i preparativi furono molto complicati, perché mamma ci doveva spiegare che noi non ci chiamavamo io Baldina e mio fratello Vindice, ma che ci chiamavamo Maria e Silvio, per esempio, e che nostro padre non era di Vittorio ma avevamo un altro cognome. E quindi eravamo piccoli e mamma era molto preoccupata. Facevamo una tappa. Dunque a Cerignola ci venne a prelevare, questo mi è stato raccontato ma in qualche modo ce l'ho negli occhi ancora, un compagno, un contadino con un carro di fieno, e noi ci infilammo dentro, non ti so dire come, mia madre e noi due piccoli, e ci portò a una stazione, credo di Ortanova, se mi ricordo, e lì con grande patema d'animo, ma ancora eravamo in Italia, mia madre era abbastanza rassicurata, andammo a Milano dove ci fermammo da alcuni compagni. Di lì poi la cosa più difficile fu andare a Parigi, perché mamma era molto preoccupata che noi ci sbagliassimo coi nomi, che parlassimo tra di noi. Eravamo piccoli, io non avevo 6 anni e mio fratello meno di me, 4, e quindi lei continuava a dire: come ti chiami? E io: Maria. Come ti chiami? Silvio. E tra di noi ci chiamavamo in questo modo. Dio mio, c'era anche una parte di divertimento forse in questo, nel senso che i bambini giocano a nascondino, a cosa, ma era per papà, e questo, mamma diceva che dovevamo fare questo per papà, e questo a noi bastava naturalmente. È stata una vita molto fatta di isolamento, di difficoltà anche materiali, perché non avevamo una casa naturalmente, e quindi siamo stati all'inizio in luoghi di fortuna. Poi avevamo sempre la preoccupazione che arrestassero papà, e che quindi quando non lo vedevamo arrivare la sera, che faceva tardi perché c'erano riunioni o altro lavoro per lui, lo aspettavamo, non ci mettevamo a tavola prima che lui arrivasse. Questa è un'altra tradizione di casa di Vittorio, perché mia mamma trovava normale che anche dei bambini piccoli
facessero anche, aspettassero le 11 di sera o mezzanotte, perché noi volevamo e lei voleva che noi stessimo con papà. C'è un sogno che mi ha portato qua. Ed è quello di vedere un giorno i braccianti del sud e gli operai del nord camminare fianco a fianco, lottare per gli stessi diritti. Ebbene, per questo sogno io sono disposto a lottare fino all'ultimo dei miei giorni. Bravo, bravo. Visto, bravo. Pronunciato il discorso. Baldina, la tua è stata sempre una famiglia molto presente. Questa famiglia nostra è sempre stata particolarmente unita nei vari momenti, e questa vita a Parigi è durata molti anni, e sempre con falsi nomi, sempre con passaporti che non corrispondevano alla nostra identità. Sempre col pericolo, e più di una volta è successo che la polizia ha arrestato papà, che non, per precauzione non portava documenti, perché era meglio non avere documenti che documenti falsi, e lo espellevano. Quella volta era a Bruxelles e tutta la famiglia si spostò a Bruxelles e anche lì a Bruxelles fu anche un periodo difficile di assestamento, è stata una vita molto difficile. Per noi bambini era molto difficile anche la scuola, intanto non sapevamo la lingua, che abbiamo imparata poi rapidamente come tutti i bambini, ma questo fatto di cambiare casa significava per noi una cosa molto difficile, cioè dovevamo aspettare qualche volta delle settimane, qualche mese, prima che avessimo delle carte con nomi diversi per andare in una scuola diversa, in una classe diversa. E quindi sono stati anni in cui forzatamente noi bambini partecipavamo a questa cosa, perché cambiavamo di nome. E quindi, che non rimpiangiamo, voglio dire, ma è stata una vita molto difficile, sempre con la certezza che saremmo tornati in Italia, come diceva papà, presto in Italia, perché ci sarebbe stata la lotta contro il fascismo vittoriosa. Cioè l'ottimismo di questi nostri compagni, che in quelle condizioni, non era solo mio padre naturalmente, ma tanti altri dirigenti del partito, e è stata una cosa che ci ha molto aiutato. Poi naturalmente c'erano le incursioni della polizia, che controllava molto in Francia tutti gli stranieri, e noi ci facevamo trovare con una scusa o l'altra, sempre senza passaporto. Poi nella stessa nottata cambiavamo casa e andavamo altrove. Quindi è una vita che è durata molti anni e che è stata durissima nell'emigrazione. Poi per fortuna è arrivato nel 1936 il fronte, la vittoria del fronte popolare, e allora si è respirato. Finalmente ci potemmo chiamare col nostro nome e la nostra vita diventò veramente un'altra cosa. Giuseppe Di Vittorio ha avuto accanto a sé una donna molto coraggiosa, tua madre. Che ricordo hai di lei? Mia madre è stata certamente molto coraggiosa per la vita che non solo ha accettato, ma condiviso con convinzione, con coraggio, con dedizione totale alla causa di Peppino e a Peppino stesso, alla sua famiglia, eccetera. Mia madre è stata molto coraggiosa, non soltanto in questo episodio che ho ricordato prima della nascita di mio fratello nella Camera del Lavoro di Bari, ma è stata coraggiosa anche nei suoi anni giovanili, perché ha partecipato attivamente alla creazione
al lavoro del circolo giovanile socialista, quando erano tutti e due molto giovani, e quando questo significò un progresso, un passo avanti molto importante nella vita di Cerigliola. Diventò un fatto molto popolare dappertutto, ci furono le prime vittorie, forse una delle prime vittorie anche dei lavoratori per la diminuzione della giornata lavorativa, eccetera. E fu un momento molto importante che poi naufragò con i fascisti che distrussero tutto, e un episodio molto importante che abbiamo visto nel film di Negri. Il ruolo di mia madre è sempre stato quello di anche di incoraggiare, di non fare pesare questa situazione familiare. E io la vorrei ricordare perché credo che sia stata molto importante nella vita di mio padre, e che non solo l'ha sempre seguito, ma l'ha sempre incoraggiato. In tutte le nostre vicissitudini c'è sempre stata mamma, mai una lamentela, mai una preoccupazione espressa in modo, come dire, che potesse preoccupare tutta la famiglia, sempre in modo da fare sopportare una situazione che è durata molti e molti anni, quindi non è stata una cosa lieve. E infatti mamma è stata anche nella creazione del circolo socialista molto attivo, ed ebbe anche una carica, quando si creò il gruppetto dirigente di quella nota, lei ebbe l'incarico di occuparsi dell'amministrazione, cioè della cassa. È inutile immaginare una cassa poverissima, una cassa, ma per quei tempi, come tu dici, era straordinaria che una donna giovane accettasse questa carica e lo facesse con entusiasmo. Quindi la voglio ricordare, Carolina Morra, che anche lei è di Cerignola. Insomma, voglio ricordare una figura di cui non si è praticamente saputo mai granché, se non il suo coraggio e la sua partecipazione, che si è visto soprattutto in questo film e in qualche scritto. È stata una fiction di successo a far conoscere ad oltre 6 milioni di italiani la storia dell'uomo che creò il sindacato. Come hai vissuto questa improvvisa popolarità di tuo padre? È stato qualcosa che io considero molto utile, soprattutto per i giovani, perché ha fatto conoscere una vita certamente, per certi aspetti, unica. Perché il fatto che noi tutti sappiamo, ma che questi giovani ignoravano, prima di vedere il film, è la storia di un bambino, perché lì comincia la storia di un bambino che è stato privato dalla situazione economica della famiglia, dalle condizioni di lavoro, di abbandonare la scuola e di lavorare già a pochi anni, giovanissimo, e quindi hanno capito che fosse una storia molto, voglio dire, molto lontana per certi versi dalla loro esperienza, ma hanno, io credo e spero che abbiano intuito e capito cosa significa la dedizione totale, il disinteresse totale, l'entusiasmo per come dire, per il movimento dei lavoratori, per la vita del paese, eccetera, avere, no, degli uomini come Di Vittorio, delle associazioni, delle organizzazioni come noi abbiamo la fortuna di avere, e che sanno interpretare, come dire, e andare avanti ed essere molto utili alla storia del nostro paese. In un momento come questo, per ricostruire l'Italia, avremo bisogno di uomini come Di Vittorio, della sua personalità politica. In che cosa consiste la sua eredità? Dov'è più necessaria? La volontà di volere
tenere unite le forze democratiche e sane della società per la realizzazione di un programma di sviluppo e di riforme di cui il nostro Paese ha enorme bisogno. E questo credo che debba essere l'obiettivo di tutte le forze democratiche del Paese. Ci hanno promesso le terre, poi si sono rimangiati tutto quanto, ogni cosa è come prima. E allora noi la terra ce l'andiamo a pigliare! Se gli operai del nord occupano le fabbriche, i caponi del sud occuperanno le terre, come in Russia. Cominciamo qua, a Cerignola, a fare la rivoluzione. Cominciamo oggi stesso. E magari domani la facciamo in tutta Italia. È tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su www.cigelebari.it tutte le mattine alle 7.50 circa sul canale 78 Delta TV del digitale terrestre Puglia e Basilicata, in replica alle 23.45. Buon proseguimento, arrivederci.